Bella a tutti, raga, qui è Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video dove andremo a fare le domande dalla 10 alla 15 della 30 Days Football Challenge. Mi dispiace aver accantonato per parecchio tempo questa serie, diciamo, però mi ero veramente scordato che avevo cominciato questa serie. Dato che comunque mi mancano ancora parecchie domande, avevo voglia di registrare ma non sapevo cosa registrare. Perché non riprende la 30 Days Football Challenge e quindi riprendiamo oggi con questa challenge e andremo a fare le domande dalla 10 alla 15. Quindi andiamo a rispondere subito alla domanda numero 10 che ci chiede la squadra che odierai tutta la vita. Allora, non è tanto un fattore di odio, nel senso che me l'hanno fatta andare sui coglioni ed è la Roma. Perché per chi non lo sapesse, a Roma abitano, ci sono laziali, ovviamente, romanisti, quindi quelli che tifano Roma e sono delle persone intelligenti, vedi ad esempio Sikwolf, ma lo stesso anche Gladiatore Giallorosso, Gabbomen e quant'altro. Ma ci sono anche i Riommers. Chi sono i Riommers? Sono quelli che la Roma fa sempre tutto bene, ma se perdono è colpa dell'arbitro. Questi sono i Riommers e dato che comunque nel corso della mia infanzia e della mia adolescenza ho incontrato più Riommers che romanisti, mi hanno fatto andare praticamente la Roma sulle palle e quindi non la sopporto. Poi un'altra squadra che proprio non riesco a sopportare perché mi sa di squadra insulsa, come ho già detto nello scorso video, è il Chievo. Il Chievo proprio non lo sopporto perché una squadra che rappresenta un quartiere piuttosto che una città, secondo me, abbia meritato o meno, comunque per me non dovrebbe stare in Serie A. Passiamo alla domanda numero 11, che è una regola calcistica che vorresti eliminare. Allora, innanzitutto io vorrei eliminare l'ammonizione per l'esultanza se si leva la maglia, perché secondo me è una di quelle cose che non hanno senso veramente. Anche perché, perché lo ammonisci? Cioè, se è torto la maglia, non è che si è torte le mutande. Cioè, non riuscirò mai a capire. E poi, nel caso venisse approvata, ovvero i nuovi calci di rigori, ovvero al posto di AB, ABBA. Questo per farvi capire. Sicuramente la nuova forma dei rigori non mi piace. Veramente è orribile, anche perché non ha senso cambiare un qualcosa che fino adesso funziona, quindi perché cambiarlo? Anche perché i rigori poi sono belli così, quindi non lo so. Poi un'altra regola che vorrei cambiare anche in vista di questo campionato che si sta svolgendo è per quanto riguarda il VAR. Onestamente vorrei che il VAR si potesse usare in molte, ma molte più occasioni. Diciamo che nel caso ci fosse comunque un dubbio da parte dell'arbitro, venisse usato il VAR, perché così si smetterebbe di avere degli episodi dubbiosi, cazzi e mazzi. Andiamo con la domanda numero 12 che ci chiede un giocatore che sbagliò ad essere tale. Faragò. Semplice, conciso. 13. Uno stadio che dovrebbe essere patrimonio storico. Ma ce ne sono tanti stadi che potrebbero essere dei patrimoni storici. Potrei dire Wembley, assolutamente, perché è uno degli stadi più belli che ci sia. Poi potrei dire il Camp Nou anche. Poi per quanto riguarda lo stadio, assolutamente, guardando al Cagliari, quindi alla mia squadra, direi assolutamente l'Amsicora. Perché comunque è lo stadio dello scudetto del Cagliari. Poi non mi ricordo come si chiami, non mi viene il nome in mente, è lo stadio in cui giocò il grande Torino e adesso è diventato lo stadio d'allenamento del Torino. Non mi viene assolutamente in mente come si chiami, quindi perdonatemi. Comunque anche quello, nonostante adesso sia adibito a centro d'allenamento. E poi altri in mente non me ne vengono, ma sicuramente ce ne sono, però non mi vengono. Passiamo alla prossima domanda, ovvero il giocatore che amavi da bambino. Allora,
Ce ne sono stati tanti. Ho amato Ronaldo, anche se l'ho visto giocare per non tantissimo, però solamente Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Poi per quanto riguarda il Cagliari, il trio Zola, Suazo, Langella, oppure Suazo, Langella, Esposito, cioè quel trio, come lo spostavi, come lo mettevi, era fantastico, cioè veramente bellissimo quel trio. Poi quando ho incominciato ad essere un po' più grande, quindi parlo dei 12-13 anni, avevo una sorta di cotta, diciamo così, per madri acqua fresca, perché erano giocatori che facevano molto ma molto bene a Cagliari e mi hanno sempre fatto impazzire. Poi c'è un giocatore che non so perché mi è sempre piaciuto, che è Brighi, Matteo Brighi, ex Roma, credo si chiamasse Matteo, e Cassetti anche della Roma. Sono giocatori che non erano niente di che, ma a me mi piacevano tantissimo. Poi altri giocatori che mi piacevano, boh, penso che questi erano tutti. Ah, beh, Begam. Begam, ma perché tirava le punizioni in una maniera allucinante. Giuninho Pernambucano. Io, diciamo, tutti quelli che tiravano bene le punizioni li adoravo, specialmente poi se erano mancini. E se non erro, Giuninho era mancino. Non mi vorrei sbagliare, ma mi ricordo le partite a PES con Lione in cui io usavo Juninho e se non erro era mancino, però dovrei andare a ricontrollare, ma non me va. Comunque questi sei giocatori che amavo da bambino. Passiamo all'ultima domanda di oggi, che è la più bella per me, ovvero la 15. Una squadra che amerai, una squadra che ami segretamente. Allora, ce ne sono parecchie, ce ne sono parecchie. Partiamo con il campionato spagnolo. Nel campionato spagnolo ci sono due squadre che amo segretamente. La prima è il Real Madrid. Mi è sempre piaciuto il Real Madrid. Non so perché, ma tra Real Madrid e Barcellona preferisco nettamente il Real Madrid. Non so nemmeno io il perché. Mi piace il Barcellona, ma tra le due mi piace più il Real Madrid. E l'altra, che è quella che preferisco di più nel campionato spagnolo, è il Valencia. Il Valencia perché mi ha sempre fatto impazzire il logo, le maglie e soprattutto la rosa. Valencia è sempre stata la terza forza del campionato spagnolo, poi è stata scalzata ovviamente dall'Atletico Madrid, ma anche comunque per meriti dell'Atletico Madrid, perché il Valencia negli ultimi anni non ha fatto molto bene rispetto agli anni precedenti, però comunque è una squadra che a me è sempre piaciuta. E poi la terza maglia del Valencia è un qualcosa di orgasmante, cioè a me mi ha sempre fatto impazzire la terza maglia del Valencia, veramente spettacolare. Poi chiudiamo il campionato spagnolo e andiamo in quello inglese, dove ci sono una, due, per adesso due squadre, credo, non me ne vengono in mente altre. Comunque, assolutamente Arsenal, che è la mia squadra preferita nel campionato inglese, e la seconda è una squadra che milita in Championship, ovvero il Bristol City. Perché il Bristol City? Perché praticamente su FIFA 11 o FIFA 12 io giocavo online soltanto con una squadra, il Bristol City. Ma perché proprio il Bristol City? Perché in terza media, quando andai a fare il campo scuola, da Londra ci portarono a Bristol. E non so perché questa città mi rimase impressa nel cuore, e quindi decisi di adottare il Bristol City come squadra preferita inglese insieme all'Arsenal. E quindi giocando le partite con il Bristol City, di cui mi ricordo ancora il capitano all'epoca, che era Cole Skewes, scritto Cole Skewes, vinsi una miriade di partite contro avversari allucinanti che c'hanno squadre di Serie A, Liga, Premier e quant'altro. Io con una squadra di Championship gli rompevo il culo, fantastico. Comunque poi un'altra squadra che mi sta simpatica, cioè mi sta simpatica, che io amo alla follia, è il Basilea. Il Basilea, sempre ricollegandomi comunque al fatto che a me in generale già la Svizzera mi piace,
Però anche il Basilea, ho come aneddoto il fatto che comunque, ritornando dal campo scuola a Londra in terza media, dato che eruttò un vulcano in Islanda e gli aerei non potevano più essere presi, ci siamo fatti Londra-Roma in pullman, 36 ore di viaggio, 36, e praticamente in Svizzera passammo comunque per Basilea e passammo davanti, proprio davanti al St. Jacob Park, che è lo stadio del Basilea, di notte, quindi vedevi ste luci rosso-blu belle accese, fantastiche. Se vi ritrovo una foto la metto, ed era veramente bellissimo. E da lì mi sono innamorato ancora di più del Basilea. E poi altre squadre che mi stanno simpatiche in generale, l'Olympiakos e basta, credo, non credo ce ne siano altre. Comunque, detto questo, il video è finito. Sono contento di essere ritornato con la 30 Days Football Challenge, anche se è fatta veramente molto a cazzo. Però vabbè, ci sta, è una serie, è un po' così, diciamo. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video, regà.